Molto di ciò che era si è perduto, perché ora non vive nessuno che lo ricorda. Perduto! Il mio tesoro è andato perduto! Ciao a tutti amici di xmarvel.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing di questo mouse di casa tesoro. Si tratta del Garnier, un prodotto di fascia media. Sicuramente il marchio non è molto conosciuto in Italia, probabilmente è uno dei marchi meno famosi nel nostro mercato, ma ha un discreto riscontro soprattutto all'estero. Tesoro si occupa di varie periferiche da gaming come tastiere, mouse, tappetini e altri accessori. Vediamo la confezione: nella parte frontale è raffigurato ovviamente il mouse contenuto. Nella parte laterale alcune informazioni di carattere tecnico, nella parte posteriore invece le informazioni tecniche vere e proprie. Ora, io non so quelli di tesoro quanto hanno buona la vista, ma queste scritte sono talmente piccole che è davvero difficile leggere le informazioni. Si tratta comunque di un mouse ottico da 3500 dpi, è caratterizzato da un frame per secondo di 6400 frame, una velocità massima in pollici di 60 pollici per secondo, accelerazione 20G, lift off distance di 2 mm e ci sono 7 pulsanti. Ci sono poi informazioni riguardo al numero di configurazioni di colore possibile, perché il mouse è dotato di LED, e di macro e altre specifiche riguardo peso, dimensioni e compatibilità. Non ve le posso leggere perché è davvero difficile leggere, sennò nel video è un problema. Aprendo la confezione troviamo appunto raffigurata all'interno del packaging le possibili colorazioni di LED: bianco, rosso, arancione, verde e blu, e poi un'immagine di quello che saranno i driver. La parte superiore non mostra niente, procediamo con l'apertura della confezione. Confezione si apre come al solito, come abbiamo visto in molti altri mouse. Nella parte posteriore è contenuto il materiale di accompagnamento, diciamo, del prodotto. Andiamolo subito a vedere. Abbiamo il CD, abbastanza insolito perché, come siamo stati abituati, ormai i produttori tendono non a inserirlo più nel bundle in virtù del fatto che i driver sono presenti online, e un manualetto illustrativo, una guida introduttiva all'utilizzo del mouse e alla connessione con il computer. C'è ancora in corredo un opuscolo che sostanzialmente raffigura i vari prodotti di casa tesoro. Abbiamo appunto le tastiere, come abbiamo visto, come abbiamo anticipato precedentemente, e altri mouse nel loro catalogo. Passiamo quindi al prodotto in sé, il mouse. Andiamo a estrarlo dalla confezione. Il mouse è prodotto ovviamente da un blister plastico che ci permette sì di visionarlo, ma non di toccarlo con mano. Ed eccoci qua. Il mouse è dotato di cavo in treccia di tessuto, molto flessibile devo dire, con filtro inferito antirumore e connettore placcato oro. Il cavo è abbastanza sottile e morbido rispetto a quello che siamo abituati. Il mouse presenta una colorazione decisamente particolare, abbiamo un bel viola nella parte superiore e un grigio metallizzato lateralmente. La prima cosa che ci è venuta in mente osservando il mouse all'interno della confezione è che questo prodotto assomiglia veramente tanto al mouse di casa Rockat, al Kova. Non sappiamo se è soltanto la nostra impressione, comunque abbiamo una linea posteriore che ce lo ricorda fortemente, anche lateralmente troviamo qua una forma abbastanza simile. Nel cova qua c'è un insert in gomma, se non vado errato, l'angolo dietro è un po' più elaborato, però insomma sostanzialmente la forma si avvicina molto. Lo scroll superiore è molto silenzioso, non ha degli scatti molto netti e definiti, è abbastanza morbido da premere, e i due pulsanti dediti alla regolazione del sensore sono posti superiormente. Il mouse è il sensore di tipo ottico, 3500 dpi, 4 livelli di regolazione, 800, no, dovrebbe essere 400, 1600, aspettate il controllo per sicurezza, sì, 450, 900, 1800, 3500, di solito sono un po' più bassi,
Questi qua sono anche particolari perché di solito si trova 400-800. Nella parte frontale e posteriore sul dorso sono presenti i LED di illuminazione, come anche il logo posteriore. Vedremo nei prossimi giorni sul nostro portale www.extremeorder.com la recensione completa di questo prodotto, i driver e alcune impressioni d'uso. Continuate a seguirci, soprattutto da parte dello staff.